Non so se ci avete mai pensato a quanto i pezzi di un puzzle possano essere unici. Delle sottili differenze alle volte possono determinare incastri sorprendenti, inaspettati. Non è vero mica che un pezzo si incastra con tutti gli altri. Tu magari lo giri, lo ruoti, magari il pezzo col cui incastrarsi è proprio là vicino accanto. Ma finché non trovi la giusta combinazione, solo allora, ecco, l'incastro sarà perfetto. Vi possono anche essere pezzi di un puzzle unici, con una forma particolare, strana, singolare, dei pezzi che possano eventualmente presentare persino delle asperità particolari e dei rilievi più dolci. Ciascuno di noi è come il pezzo di un puzzle, il proprio vissuto, le proprie esperienze, i propri pensieri. Ma i pensieri vissuti anche degli altri che si fanno propri, che diventano propri. La passione, i sentimenti, l'anima personale può presentare delle asperità e dei punti di dolcezza particolari, di bellezza particolari. Quanto per esempio uno può essere, no? Il pezzo giusto per un altro. Magari i due sembrano non incastrarsi perché sono così unici e così diversi. Perché magari le proprie esperienze, le proprie paure o la propria passione, i propri pensieri, il proprio modo di essere è così diverso. È così lontano dal sembrare di potersi incontrare con un altro. Alle volte si può fuggire perché tutta una vita si è conosciuto altro. Ci sono stati conosciuti pezzi ben diversi, esperienze ben diverse. Alle volte si può fuggire perché si è incapaci di vivere questa relazione che è ancora imperfetta. Altre volte ci si può avvicinare ad un altro pezzo senza avere tutto quel tatto necessario, perché esistono le proprie ruvidità, asperità. Perché esiste un modo di essere personale che è così unico e così diverso e così speciale. Eppure magari i due pezzi sono fatti per incontrarsi. Certo ce ne saranno tanti altri con cui invece questo non è vero. È così strana la vita perché con qualche pezzo potresti credere di incontrarti. Perché sembra che sia più accomodante, ecco, far combaciare i contorni e con altri invece fuggire oppure dire no, non è possibile. Perché c'è un'unicità irrinunciabile e irrimediabile, una diversità essenziale. Una incomprensibilità nell'amore. E allora solo l'amore può rimediare a due pezzi così belli e così fragili.
Se l'amore non è presente, i pezzi davvero non staranno mai insieme. O se dovessero stare insieme, staranno male. Staranno con rapporti segnati da ferite, da apparenti comprensioni. Ma se l'amore c'è invece, e se i due pezzi si affidano davvero all'amore, allora persino le più grandi montagne possono essere scalate. E quella muta incomprensione può trovare un incontro perfetto di due pezzi fatti così irrinunciabilmente l'uno per l'altro. Come universi paralleli che possano sembrare così distanti, ma attrarsi come isole in un mare sconfinato che possono dare vita a un arcipelago d'amore, collegato da ponti, da zattere, collegato da navi. E poi un giorno si creerà la terraferma, si creeranno dei contatti. E ci sarà un unico grande continente. Nell'amore è così. Nell'amore le volte può sembrare tutto strano, perché siamo come facce diverse di uno stesso diamante. Tu guardi una faccia e ne guardi un'altra. Da una faccia puoi capire il diamante. E chi è che può riuscire davvero a cogliere la bellezza di ogni singola faccia e la bellezza di ogni singolo atomo, di ogni singola ruga incisa e inscritta su quel diamante, di ogni piccolo dettaglio? Eppure l'amore mette a posto i pezzi, solo e solamente se questi sono fatti per amarsi. Solo e solamente in quel caso. È una cosa strana. Probabilmente un'esperienza che avete pure fatto. C'è un'esperienza di una tale incomunicabilità che è superata da un sottile filo che mette in comunione due emisferi così apparentemente distanti, affinché possano essere un tutt'uno. E allora, quando due emisferi così diversi entrano in contatto e creano quei nessi, quelle relazioni che sono necessarie a una comunicazione autentica, sana, solo allora l'integralità di un disegno più ampio può essere vissuta. Solo allora. E solo quando però quei giusti emisferi si incontrano. È un mistero grande. Poi sperimentarne mille di incontri, ma quell'unico è quello per la tua vita. Buona giornata a tutti. E post scriptum c'è quel piccolo
quel piccolo isolotto laggiù in fondo. Vedete? Questo piccolo segno eccolo qua. Sembra come un'isoletta laggiù in fondo, mentre in realtà è collegata a tutto il resto. È un piccolo segno che sto mettendo da circa un mese, di vicinanza a un paese che sta avendo difficoltà con la pandemia, ma in realtà vuole essere semplicemente, ecco, un simbolo per rappresentarne tanti altri. Ecco, tutto il dolore del mondo in questa pandemia. No? È un paese che sta soffrendo, al quale siamo vicini, ma la cui sofferenza è condivisa. Vi saluto.